Il tuo obiettivo è di rendere la casa un luogo di pace e serenità, in cui tuo marito possa rigenerare le energie. Non annoiarlo con i tuoi lamenti o i tuoi problemi. Cara donna Letizia, ho quasi 20 anni e sono assillata dalla preoccupazione della prima notte. Cara Brunella, sono una ragazza infelice. Cara Gabriella, ho 18 anni, sono molto carina. Spero di poter fare l'attrice dei vostri fotoromanzi. Cara Giuliana, sono una 18enne e sono innamorata di un vigile. Cara donna Letizia, come farò a dirgli che non sono più vergine? Cara contessa Clara, ho un sogno, una casa, un uomo che mi ama, tanti bambini. Per decenni le donne hanno scritto delle stesse ambasce e da diverse maestre o maestri del cuore hanno ricevuto le stesse risposte. Come se il mondo, la società, il costume non cambiassero mai. Prepara la cena prima, in modo da averla pronta al ritorno di tuo marito. È un modo per fargli capire che lo hai pensato durante la sua assenza e che ti prendi cura dei suoi bisogni. Cara Brunella, sono disposta a baciarlo e a farmi baciare dappertutto, ma non mi sento di concedergli l'unica cosa bella che ho. L'unica cosa bella sarebbe l'imene. Stiamo allegre. Ricordati che è lui il padrone della casa e come tale eserciterà la sua volontà con correttezza.